Amici della Vergine, buon pomeriggio. Allora, vediamo subito il vostro oroscopo settimanale dal 26 settembre al 2 ottobre 2022. Andiamo a vedere come sarà questa settimana. Lo andremo a fare questo oroscopo in una maniera diversa. Con questo mazzo vedremo la Vergine uomo e con l'altro mazzo andremo a vedere la Vergine donna. Ok? Tutti e due comunque nello stesso video. Poi nel frattempo invito quelle persone che guarderanno questo video, persone nuove, a iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e se avete bisogno di informazioni sul canale o sotto il video nella voce descrizione trovate comunque sia i miei contatti. Detto questo, adesso dedichiamoci ai nostri Vergine uomo. Preferito fare un qualcosa di diverso. Allora, andiamo a vedere per il nostro uomo Vergine nella settimana che va dal 26 settembre al 2 ottobre 2022, come sarà questa settimana e quali saranno le novità. Lo andremo a chiedere sempre alle nostre 5 carte, andremo a fare sempre con lo stesso mazzo chiarimenti, e così faremo allo stesso modo con la nostra Vergine donna con l'altro mazzo di carte. Quattro di denari rovesciato, tre di bastoni rovesciato, sette di bastoni, 9 di bastoni rovesciato e 2 di spade. A fondo mazzo abbiamo un 10 di coppe. Diciamo che siete voi uomini, siete in un momento dove ci sono delle problematiche, probabilmente ci sono degli ostacoli più che altro da superare, altro che problematiche, proprio ostacoli. Questi ostacoli sono un po' difficili, probabilmente c'è una rottura, ok, ma ci deve anche essere la fine di un ciclo per poter andare verso qualcosa di nuovo. Ci possono eventualmente anche essere dei cambiamenti negativi, diciamo che siete un po' messi quasi tutti sulla stessa barca, e è proprio come un'energia che travolge, anche perché io dico che questo mese è il mese dell'universo, delle decisioni, quelle definitive. Ok, ci possono essere dei divorzi, delle separazioni, ci possono essere persone che comunque sia si vanno a intromettere, un qualcosa che in un certo qual modo vi potrebbe anche sorprendere, ok? O non vi aspettate più che altro, ecco, un qualcosa che accade che non vi aspettate, o semplicemente sono delle difficoltà che vi rendono deboli, perché ci sono situazioni comunque bloccate, conflitti, litigi che possono portare comunque a delle, ripeto, rotture. Per alcuni di voi c'è proprio una rottura o di una situazione o con una persona. Vediamo questo 4 di denari rovesciato per il segno della Vergine uomo. Cosa vuole comunicare nella settimana 26 settembre 2 ottobre 2022? Degli ostacoli difficili da superare che vi destabilizzano, un po' sono anche i vostri comunque comportamenti, non riflettete abbastanza, agite un po' con leggerezza, con immaturità, e non vi portano chiaramente a un qualcosa di bello. Probabilmente per una determinata persona provate solo che attrazione, o c'è una rottura dovuta a un'attrazione nei confronti di una persona. Una terza persona magari potrebbe anche essere questo, che comunque vi fa star bene e che comunque vi porta a provare un qualcosa di particolare, di diverso. Per altri di voi invece all'interno della coppia, oltre che attrazione, ci sono proprio dei sentimenti, un qualcosa che vi destabilizza proprio a livello relazionale, ok? Quindi cosa buona, insomma, ma in questo rapporto ci sono, ecco, degli ostacoli un po' difficili da superare, quindi c'è una relazione che va bene, ma all'interno della relazione ci sono degli ostacoli da dover superare.
Per altri invece di voi, come vi ho detto, ci può essere comunque una rottura a causa comunque di una terza persona. 3 di bastoni rovesciato per il segno della Vergine uomo. Cosa vuole comunicare? Una donna, un'energia femminile, una donna comunque sia. Una donna, visto che sto parlando solo di voi Vergine uomo, ok? C'è una donna che, non so, vi dice delle cose che non vi piacciono, vi dice delle cose magari che vi portano, cioè si arriva a una rottura o un allontanamento comunque sia, cioè può anche essere semplicemente un allontanamento, una situazione magari di stallo, bloccata, dove ci si aspetta comunque una giustizia. Per altri di voi invece all'interno lavorativo, all'interno di affari, quindi ci sono, c'è la conclusione comunque di affari, di situazioni che portano a un qualcosa di buono. E invece per altri di voi ci potrebbe essere il chiarimento eventualmente con qualcuno. 7 di bastoni, cosa vuole comunicare al segno della Vergine uomo? La fine di un ciclo con una determinata persona, che potrebbe essere la persona del cuore, dove andrete a comunicare, quindi a chiarirvi, ok? Non fatelo però con leggerezza, perché in determinate situazioni, in determinate circostanze, si ha bisogno comunque di tatto. Probabilmente c'è una situazione bloccata, c'è qualcosa da chiarire, delle difficoltà, ci possono essere comunque sia delle problematiche a casa da dover andare a risolvere, dove è il caso, insomma, che se per voi la relazione è importante è il caso di doverlo fare. Vediamo questo 9 di bastoni rovesciato cosa vuole comunicare a voi del maschile del segno della Vergine. Infatti, ragazzi, c'è proprio una comunicazioni comunque negative, una terza persona che magari va a rompere le balle, va a bloccare una situazione, ci sono comunicazioni ancora negative che comunque mi portano a livello eventualmente relazionale o a livello anche lavorativo. Io vedo proprio la presenza di una terza persona che vuole causare comunque delle problematiche in questa settimana. Infatti ci sono delle comunicazioni che non sono positive, che qualcuno di voi eventualmente prenderà nel giusto modo, perché magari non vedeva l'ora, ok? Si aspettava qualcosa del genere e non si vedeva l'ora che arrivasse qualcosa del genere. Per altri di voi invece non saranno proprio del tutto positive, saranno più che altro una sorpresa. Vediamo questo 2 di spade, come per dire wow, ho chiuso questa situazione che mi creava comunque pesantezza, finalmente la chiusura è avvenuta nel tempo giusto, insomma. Sì, sorprenderà un po' voi che non vi aspettavate assolutamente di queste comunicazioni, ripeto, comunicazioni che non vi piaceranno assolutamente, e qualcosa, vi dico, ritarderà anche. Vediamo questo 4 di denari rovesciato e 4 di coppe rovesciato, parla di una relazione, di un rapporto relazionale o con la persona di proprio interesse basato soprattutto sull'attrazione, ok? Voi che siete attratti nei confronti comunque di una persona. Questo genere di attrazione dove porta per i nostri amici Vergine uomo? Ragazzi, porta a innamorarvi, eh? Cioè, per questa attrazione che voi provate, per chi sta frequentando, porta comunque a innamorarvi, però dovete anche prestare comunque attenzione, perché ci possono essere comunque degli ostacoli all'interno di questa specie di rapporto, ok, dove ci potrebbe essere tanta gelosia e magari qualche dispiacere anche, che poi alla fin fine vi porta eventualmente a un allontanamento, a una rottura.
Vediamo invece questo incontro d'amore che ci sarà, due di coppe e due di denari. Cosa vuole comunicare di questo incontro d'amore in arrivo in questa settimana? Può portare delle problematiche a casa, magari, ripeto, è un incontro lì dove incontrate comunque una terza persona. Può portare delle problematiche a casa, ma a voi può portare leggerezza, a voi può portare un qualcosa che vi dà proprio una ventata d'aria, ok? Con qualche ostacolo, certo, però vivete anche una situazione comunque di blocco, qualche dispiacere lo state vivendo e lo vivrete dove avete bisogno proprio di una ventata d'aria fresca. Due di spade con il due di denari. Cosa vogliono comunicare queste due carte? Un po' di malinconia, un po' di tristezza, perché avete dei progetti, degli obiettivi da raggiungere, non li vedete ancora raggiungere, ci vuole ancora tempo e ci sono queste comunicazioni che in un certo qual modo comunque vi fanno star male. Ci sono probabilmente degli ostacoli all'interno del rapporto di coppia, ostacoli che comunque sia vengono superati. Poi vediamo due di coppe e due di spade, quali comunicazioni non positive può dare il partner o la persona di proprio interesse. La chiusura di una donna, il chiudersi in se stessa una donna, il volere una giustizia, il cercare magari di volere qualcosa di diverso, qualcosa che porta verso un'abbondanza, verso una pienezza, verso un successo, ma ci sono troppe problematiche da parte vostra, comunque in un certo qual modo c'è dell'immaturità, dove non andate a riflettere, vi comportate in modo immaturo e non andate a riflettere lì dove c'è una situazione comunque bloccata che dura anche da diverso tempo. Quindi probabilmente le comunicazioni di questa donna sono proprio in merito a questo: voglio qualcosa di più, mi sono stancata di dover vivere una determinata situazione. Andiamo a vedere i nostri angeli e arcangeli. Quale consiglio vogliono dare a voi uomini del segno della Vergine? La stella, l'arcangelo Jofiel, dice: momenti felici, fai progetti positivi, ottimistici a lungo termine, sei sulla strada giusta. Continuate comunque in questo modo, probabilmente questi momenti felici riguardano appunto proprio voi. Cercate di andare avanti nei vostri progetti, perché infatti nel mazzo vedo tanti progetti, ok? E dovete cercare e continuare di essere ottimisti. Ottimisti e proseguire e andare, ripeto, comunque sia avanti. Ricordatevi che c'è qualcuno che si innamora oppure viene fuori qualcosa magari di bello, di positivo per voi. Quindi c'è la chiusura comunque di un ciclo, un qualcosa di positivo che entra in questa settimana, indipendentemente da quelle che possono essere le rotture, indipendentemente possono essere, ripeto, anche semplicemente rotture di situazioni, indipendentemente da quelli che possono essere problematiche a casa, in famiglia. Cercate di andare avanti perché, ripeto, siete sulla strada giusta. Vediamo invece le nostre donne del segno della Vergine in questa settimana, 26-2 ottobre 2022. Cosa ci dicono le carte? Quali sono comunque le novità per voi? Come sarà questa settimana per voi? Sei di spade, 8 di denari, 7 di denari, 5 di coppe, 7 di spade rovesciato e a fondo mazzo abbiamo un 3 di bastoni. Benissimo. Allora andiamo a vedere con questo 6 di spade
che ci potrebbe essere un momento magari di debolezza per voi. Probabilmente iniziate a conoscere quelli che sono i vostri limiti, i vostri difetti, lì dove avete comunque ferito, siete stati feriti, magari iniziate a pensare anche a degli spostamenti che dovete fare, a dei viaggi, incentrati comunque soprattutto a livello materiale, anche se siete costanti nel vostro sentimento, nelle vostre decisioni siete stabili, siete una persona seria, comunque concreta, avete una buona posizione, vi siete incentrati comunque sia nel vostro lavoro, ok, e continuate ad andare comunque avanti per quelli che sono i vostri successi. Un attimo, eccomi qui. Allora, dicevo, e quindi vi state concentrando verso il vostro successo, le vostre gratificazioni. Potreste anche celebrare qualcosa di bello, di nuovo, o probabilmente potrebbe anche semplicemente essere un invito. Prestate comunque sia attenzione a qualche conflitto, a qualche discussione che potreste magari avere, eventualmente potete andare a chiudere anche una certa situazione attraverso questi conflitti, oppure potrebbe semplicemente essere, ok, una questione magari economica, dei soldi che state attendendo, che sono bloccati e che avete bisogno comunque di magari collaborare, di andare avanti nei vostri progetti o di comunicare e parlare magari con il vostro capo, il vostro titolare. Allora, andiamo adesso invece a fare i nostri chiarimenti, quindi il 6 di spade per le nostre donne del segno della Vergine. Questo 6 di spade cosa vuole comunicare? Probabilmente avete ferito forse a un uomo, ok? Avete ferito a un uomo e ci state riflettendo, ci state pensando, forse perché dovete prendere comunque sia una decisione, perché ci sono comunque delle situazioni che riguardano il vostro futuro e magari non avete visto collaborazione e avete intenzione proprio di quello, di collaborare, collaborazione che è venuta a mancare, e quindi voi in questo periodo vi state concentrando comunque sulla vostra posizione, su quelli che sono i vostri progetti. E questa settimana avrete a che fare proprio con questa persona che a quanto pare si sente debole. Debole nei vostri confronti perché, ripeto, l'avete magari un po' ferita, gli avete detto qualcosa che gli ha fatto male. Vediamo invece questo 8 di denari per voi donne del segno della Vergine, cosa vuole dirvi in questa settimana. 26-2 ottobre 2022. Questo può, la vostra durezza, la vostra essere in una certa posizione, anche se, ripeto, serie e concrete, può provocare comunque sia delle problematiche, proprio in merito ai vostri, ripeto, progetti. La vostra riflessione fa notare quei comportamenti leggeri di immaturità che alle volte magari vi sorprendono anche. C'è una decisione veramente che dovete andare a prendere in merito a una situazione comunque bloccata, una situazione che vi ha portato comunque sia degli ostacoli, magari delle problematiche, ma anche leggere, anche comunque di poco conto, che comunque sono delle cose che vanno a infastidire. Anche se voi vi vedo comunque crescere, vi vedo verso una gratificazione. Vediamo questo 7 di denari cosa vuole comunicarvi. E infatti, ecco, quello che avevo nel mazzo ce l'ho anche qua. 9 di bastoni, c'è una decisione netta da dover prendere in merito a una situazione, un qualcosa che, ripeto, volete una giustizia nei confronti di qualcuno, ok, lì dove si sono andati a creare comunque sia degli ostacoli, qualche ostacolo un po' difficile da dover superare. Probabilmente c'è stato qualche errore o probabilmente c'è stata anche qualche comunicazione non gradita. Vediamo questo 5 di coppe, cosa vuole comunicarvi?
Vediamo questo festeggiamento, questa celebrazione in merito a cos'è. È un qualcosa che vi lascia agire un po' così. È una vostra giustizia che vi ha portato, ripeto, vi ha portato un bel po' di rabbia in realtà, eh? È una giustizia in merito magari a un qualcosa che si deve festeggiare, dove in un certo qual modo, ripeto, vi porta delle novità. Ma è una giustizia per voi, quindi sono delle novità comunque per voi, che in un certo qual modo, ripeto, qualcosa non vi è andato bene, anche voi nel vostro comportamento comunque non siete state comunque tanto trasparenti, avete preso comunque le cose un po' con leggerezza, quindi prenderete questo con leggerezza, ma c'è un qualcosa che riguarda però in questo caso. Riguarda il lavoro, qualche ostacolo comunque sia sul lavoro, una situazione eventualmente di stallo perché abbiamo visto che ci sono dei soldi bloccati lì dove attendete comunque sia dei soldi e magari ci sono dei pagamenti eventualmente da dover fare e quindi attendete un po' questa cosa che vi porta un po' di rabbia, ma anche voi siete state, ripeto, un po' leggere. 7 di spade rovesciato per la nostra donna vergine. Superamento delle difficoltà, avvenimenti positivi, notizie belle in arrivo. Quindi si andrà a parlare, a comunicare con qualcuno, a chiarire qualcosa, c'è una giustizia per voi, una scelta da dover fare, tanta riflessione per arrivare a questa giustizia, tante comunque notizie, lì dove c'è questo, tra virgolette, concedetemi il termine, conflitto, ma è un conflitto che comunque porta a qualcosa di bello in realtà. Andiamo a vedere, appunto, questo 7 di denari. E 7 di spade rovesciato, quindi in merito a questi soldi. Cosa ci vogliono dire le carte in merito a questi soldi bloccati per la nostra donna vergine? Informazioni che vi arrivano, oppure potreste scoprire eventualmente il tradimento, probabilmente da qualche collega. O probabilmente da qualcuno eventualmente della famiglia su una situazione comunque bloccata, comunicazioni che comunque vi arriveranno, ma vi arriveranno comunque in ritardo. Però vedo sinceramente collaborazione, comunicazioni di collaborazione, qualcuno che sta al vostro fianco, che comunque decide di aiutarvi senza problemi. Quindi io questi grandi problemi sinceramente per voi non li vedo. Sì, qualche difficoltà, qualche ostacolo, ma in realtà questi grandi problemi comunque io non li vedo. Vediamo questo 9 di bastoni, 9 di denari, queste notizie, che genere di notizie sono? Il tutto arriva con calma, certo c'è molta lentezza, però vedo che il tutto arriva con calma. I soldi arriveranno, ragazzi, sarà anche una sorpresa per voi, arriveranno. Ci potrebbe eventualmente essere una forte discussione con qualcuno per farvi arrivare comunque sia dei soldi. Ok? E vi può creare innanzitutto uno squilibrio, magari qualche problematica, però io vi posso assicurare che i soldi comunque arrivano. Per quanto riguarda invece la relazione, ok, c'è una fortissima attrazione con una determinata persona, ma veramente grande, 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 forte attrazione. Abbiamo bastoni, bastoni, bastoni e spade, che non c'entra nulla. Sì, ci sono proprio delle informazioni, un qualcosa comunque che vi arriva, ma i soldi, ripeto, vi arrivano, quindi non vi fasciate tanto la testa per chi sta aspettando, ripeto, qualcosa, perché per voi questa settimana qualcosa di bello c'è, riuscirete ad avere un po' di luce lì dove magari, ripeto, c'è qualche difficoltà che si può andare a creare in questa settimana. Vediamo i nostri angeli, arcangeli, cosa vogliono
cosa vogliono consigliarvi. Paggio di fuoco, estroverso, creativo, sicuro di sé, ingannevole. Novità su una nuova, entusiasmante impresa. Ci saranno delle novità, come vi ho detto, su un qualcosa comunque sia di nuovo. Ci sarà per voi un'entusiasmante sorpresa, quindi una sorpresa che veramente vi farà felici, vi renderà felici. Sfrutta la tua originalità e purezza. Dovete essere umili, puri, nello stesso tempo originali. Originali perché se avete comunque un'idea, e voi potete farlo proprio perché a livello caratteriale comunque siete così, se avete un'idea cercate di portarla chiaramente a termine, di portarla avanti, ok? E prestate attenzione a queste belle novità che vi arriveranno e a questo qualcosa di nuovo che ci sarà per voi. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, ricordatevi di lasciare un like e un commento e fatemi sapere come andrà questa settimana. Vi mando un bacio.